Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del CB Book Club 2021. L'anno scorso, di mese in mese, abbiamo scelto insieme il libro fumetto da leggere e condividere poi le nostre impressioni sul gruppo Facebook CB Book Club, che trovate linkato qua sotto in descrizione. E in più, da giugno a dicembre, avevo creato una challenge tutta dedicata ad Agatha Christie perché ricorrevano i 100 anni dalla pubblicazione del suo primo romanzo. Questa idea della vera e propria challenge vi era piaciuta tantissimo e quindi per questo 2021 ho pensato di creare una challenge generale, strutturata un po' come la CB Christie, e in più ho fatto una sorta di programma di lettura, di piano per approfondire la letteratura giapponese. È un piano che mi ero fatta, diciamo, soltanto per me, ma in molti mi avete chiesto di condividerlo e quindi di rendere la cosa, diciamo, più collettiva. E quindi oggi vi illustrerò sia la challenge del CB Book Club più il programma di lettura dedicato alla letteratura giapponese. Vi anticipo già che tutto quello che dirò in questo video, quindi le regole, le varie challenge scritte, le grafiche, eccetera, le trovate nella cartella Drive qua sotto in descrizione, così se si perde qualche pezzo, se magari non sono stata in grado di spiegarmi bene, è tutto scritto lì, nero su bianco. La challenge per il CB Book Club 2021 l'ho pensata in modo da creare 12 sfide, una per mese, molto generali, applicabili a qualsiasi tipo di libro o fumetto, perché secondo me lo spirito di una challenge di lettura è motivare e condividere l'esperienza, non tanto leggere per forza un determinato libro o fumetto e per forza un numero preciso di libri o fumetti. Quindi la mia challenge l'ho strutturata con 12 sfide, pensate una per mese, ma in realtà se non vi riesce di magari trovare un titolo per quel mese che segua una delle varie sfide, poco importa perché alla fine l'importante è sicuramente divertirsi. Quindi non è necessario seguire l'ordine delle challenge, non è necessario leggere un libro o un fumetto per ogni sfida. È possibile infatti accumularle, quindi sfruttare un libro, un fumetto per più sfide. E soprattutto non è necessario seguire proprio una sfida al mese, magari capita quel mese in cui non si ha voglia di leggere o si legge qualcosa che non rientra, diciamo, in nessuna delle sfide, chi se ne frega, si può recuperare. Ripeto che è tutto adattabile, tutto interpretabile, perché l'unica cosa importante è sicuramente condividere la lettura, motivarci e divertirci. Passiamo alle vere e proprie sfide. Questo è il bello. Come vi dicevo, sono molto generali, però secondo me comunque sfiziose. Leggere un libro o fumetto classico in libreria da troppo tempo, di fantasia, che ti è stato regalato, ambientato in Asia, con un titolo breve, di un autore ungherese, tratto da una storia vera, di una serie, con un gatto, non poteva mancare questa, dalla copertina minimal, e infine sconosciuto di un autore famoso. Classico inteso in senso veramente ampio, non è necessario che sia un super classico della letteratura, anche per quanto riguarda i fumetti potrebbe essere un titolo classico anche abbastanza ricorrente. In libreria da troppo tempo penso che ognuno di noi abbia quel libro o fumetto comprato, boh, chissà quanto tempo fa, ma ancora non letto. Di fantasia può essere un fantasy, ma non necessariamente, ci sono comunque tante storie con elementi fantastici che non per questo rientrano nel genere fantasy. Il regalo, io voglio sperare che qualcuno vi abbia fatto un regalo libresco, ma vanno benissimo anche gli autoregali. Ambientato in Asia, non ho voluto restringere la selezione scegliendo ambientato in Giappone perché, come vi dicevo, a parte il fatto del programma dedicato alla letteratura giapponese, una cosa che mi piacerebbe molto fare quest'anno è approfondire la letteratura, diciamo, orientale, non strettamente giapponese. Ci sono diversi titoli che mi piacerebbe leggere scritti da autori coreani ambientati in Corea, mi piacerebbe leggere di più libri ambientati scritti in Cina da autori cinesi. Diciamo che questi sono i miei punti, ma nulla esclude magari qualcosa ambientato anche in India, mi incuriosisce molto, ho un paio di titoli in wishlist. Con un titolo breve può essere una parola sola, un paio di parole, insomma, anche in questo caso è facilmente adattabile, di un autore ungherese. Ci sono diversi
diversi autori ungheresi tradotti qua in Italia. Fra i più conosciuti e facilmente reperibili ci sono sicuramente Szabó Magda, Sándor Máry. Altri autori che sono stati pubblicati qua in Italia sono ad esempio Dezső Kosztolányi, c'è Ferenc Molnár con ad esempio I ragazzi della Via Pal, che ho letto non so quanto tempo fa, forse era addirittura alle medie. È un titolo però molto molto conosciuto di questo autore, di cui penso sia stato pubblicato qualcos'altro anche qua in Italia. Magari comunque vi lascio qualche autore ungherese scritto qua sotto in descrizione, in modo da avere un punto di partenza o riferimento. Tratto da una storia vera, non necessariamente biografia o autobiografia, però insomma vedete che cosa vi può piacere di più leggere. Può anche essere un libro fumetto che tratta un momento storico realmente accaduto, per esempio di una serie, il primo, il secondo, il terzo. Chi legge magari fumetti sicuramente tra virgolette più facilitato, perché nell'esempio dei manga ce ne sono tantissimi che magari fanno parte di una serie, però è vero anche che ci sono diversi romanzi che comunque fanno parte di una saga fantasy familiare, eccetera. Con un gatto, ebbene, non poteva mancare una sfida con protagonista, ma anche semplicemente come comparsa, appunto, un amico a quattro zampe felino. Dalla copertina minimal, anche in questo caso è facilmente adattabile, in linea generale una copertina molto molto semplice. Mi vengono in mente ad esempio queste qui di Adelphi, che non hanno foto o disegni, c'è soltanto il logo della casa editrice e il titolo del libro in questione, quindi molto minimale, essenziale, asciutto, però di nuovo può essere facilmente interpretabile. L'ultima sfida, un titolo sconosciuto di un autore famoso. Non necessariamente un titolo che non abbia mai letto nessuno, che non sia stato pubblicato in Italia, ma magari un titolo un po' meno conosciuto di un autore invece molto famoso. Pensando, che so, a Banana Yoshimoto, ci sono tantissimi libri che vengono spesso citati, magari tanti altri che sono un po' più di nicchia. Passiamo ora al programma di letteratura giapponese. Ho cercato di includere sia titoli già in mio possesso, alcuni grandi classici titoli mainstream, altri forse un po' più di nicchia, però ho cercato appunto di variare, e anche in questo caso ho selezionato 12 titoli pensati per essere letti uno al mese, e in questo caso mi sono fatta un po' una scaletta. Quindi il primo che troverete in lista è quello che vorrei leggere / sto leggendo adesso a gennaio, il secondo a febbraio e così via. Se avete intenzione di partecipare, non preoccupatevi se non riuscite a leggerli tutti, ma magari soltanto qualcuno, magari alcuni li avete già letti, quindi non è necessario una rilettura, e soprattutto se non ve la sentite di seguire quest'ordine, nessun problema. Come vi dicevo, deve essere un'occasione per motivarci, per incentivarci e soprattutto divertirci, quindi non sentitevi alcun obbligo di leggerne per forza uno al mese, di leggerli tutti o di seguire l'ordine che magari seguirò io. Il primo titolo della lista, ovvero il libro di gennaio, è La cartella del professore. La storia parla di una donna che si sta avvicinando ai 40 anni, frequenta un locale dove va a bere molto spesso da sola e un giorno si imbatte in un suo vecchio professore. Un incontro totalmente casuale che li riavvicinerà. Sono persone comunque molto diverse, anche in età molto molto differenti, ma che per certi versi riescono a trovare dei punti di incontro. Il secondo titolo in lista, l'ho pensato tra virgolette apposta per San Valentino, è Il ristorante dell'amore ritrovato. La protagonista in questo caso è una ragazza che lavora nelle cucine di un ristorante turco di Tokyo. Sto leggendo la sinossi del libro. Un giorno torna a casa dal suo fidanzato, ma in realtà non lo trova più nell'appartamento. Totalmente sotto shock ritorna nel suo paesino dove era nata e cresciuta e dal quale era fuggita all'età di 15 anni, e qui troverà modo di dar voce, diciamo, al suo dolore. Per marzo abbiamo Un mattoncino, Seni e uova, un libro di cui ho sentito parlare solo che bene in questi mesi, e che da quanto ho capito non ha una vera e propria trama, ma si mescolano le
storie di diverse donne. Infatti qui dice che racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi oppressivi, incertezze sulla strada da intraprendere per trovare il benessere e la possibilità di scegliere il proprio futuro liberamente. Per aprile abbiamo Neve di primavera, ambientato nei primi anni del Novecento e che vede fra i protagonisti due ragazzi 19enni molto diversi fra di loro. Uno di questi poi si innamorerà di una ragazza che però è promessa in sposa ad un altro uomo. E quindi inizia, da quello che ho capito io, una storia abbastanza travagliata. Proseguiamo con Maggio e La casa delle belle addormentate. Si tratta di un racconto erotico in questo caso. Nell'edizione che ho io in realtà non c'è soltanto La casa delle belle addormentate, ma anche due romanzi brevi, ovvero Uccelli e altri animali e Il braccio. Ho visto che è uscita una nuova edizione che si rifà a quella di Mille gru che ho io, per intenderci, con questo tipo di grafica che a me piace tantissimo, quindi ho pensato di inserirlo anche per questo motivo, oltre che per l'autore, che comunque è molto importante. Con Giugno, grande classico ormai, titolo mega iper conosciuto che io però ancora non ho letto, Norwegian Wood di Haruki Murakami. Da quanto ho capito io, questo romanzo non dico che si discosta da altri di Murakami, ma ha sicuramente degli elementi un po' diversi rispetto ad altri suoi romanzi. Infatti qua non ci sono le classiche atmosfere oniriche, surreali, però allo stesso tempo è un titolo molto molto apprezzato, molto molto famoso, incentrato sulla adolescenza. Luglio è il mese invece delle ricette della signora Tokue. Qui ci troviamo in una bottega di dolciumi dove un pasticcere lavora però senza grande passione, perché in realtà lavora semplicemente per ripagare un debito. Tutto cambia però quando si presenta davanti alla bottega una signora anziana. È un titolo molto famoso, di nuovo io non l'ho ancora letto, so che è stato tratto anche un film da questa storia, quindi sono curiosissima. Passiamo poi ad agosto con Frotte di pesci rossi. In questo caso ci troviamo di fronte a una raccolta di racconti, se non sbaglio dovrebbero essere tre, di cui uno dà appunto titolo al libro. Qui dice che, pur diverse nell'ambientazione e nello sviluppo, le vicende narrate finiscono per sciogliersi in una sorta di rivelazione, tanto imprevista quanto rasserenante. A settembre invece abbiamo Le domestiche, in questo caso seguiamo tutte le ragazze che hanno lavorato appunto come domestiche presso l'abitazione di uno scrittore prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Altro grande classico, diciamo, comunque titolo molto conosciuto che però a me manca ancora, è Le quattro casalinghe di Tokyo, che ho previsto per ottobre. Come suggerisce il titolo, ci troviamo di fronte a quattro donne che lavorano nello stesso posto ma che sono molto diverse fra loro. Altro titolo che non ha bisogno di grandi presentazioni a non lasciarmi, io l'avevo iniziato tempo fa ma poi non ero andata avanti oltre le prime pagine perché si vede che non era il momento giusto, non mi stava acchiappando, ma voglio sicuramente riprenderlo in mano e terminarne la lettura. Avevo comunque letto pochissimo. Grande libro sull'amore, sulla forza dei sentimenti, con un'ambientazione, da quello che mi pare di capire, distopica. Qui dice che è un romanzo politico e visionario dove viene messa in scena un'utopia a rovescio che non vorremmo mai vedere realizzata. Chiudiamo l'anno in bellezza con Banana Yoshimoto, in particolare Amrita, uno dei tanti titoli che mi consigliano sempre in tantissimi di leggere, e anche in questo caso avevo iniziato il libro ma non era il momento giusto evidentemente, quindi lo avevo momentaneamente accantonato. Una famiglia insolita, allargata, che sembra nascere dalle ceneri dell'istituto tradizionale. Due fratelli con percezioni del reale diverse da quelle usuali, un gruppo di amici che, come sempre nella vita, deve venire a patti con mutamenti, felicità e sofferenza. Questi erano quindi i due grandi progetti per il Chibi Book Club 2021. Io spero che queste due iniziative possano piacervi, possano motivarci nella lettura e soprattutto spero che riusciremo a condividere appunto le nostre letture, a confrontarci su libri, fumetti simili o, nel caso del programma di letteratura giapponese, insomma, di confrontarci sugli stessi libri letti. Fatemi sapere nei commenti, insomma, che cosa ne pensate, soprattutto se parteciperete a queste due sfide, solo una delle due, insomma, per qualsiasi cosa mi raccomando fatemi sapere. Io spero di cuore che queste iniziative possano piacervi, perché io sono molto presa bene, sono super super carica e
contenta soprattutto per il vostro entusiasmo, perché voi essenzialmente mi avete richiesto di ricreare una challenge e soprattutto di condividere con voi il programma di letteratura giapponese. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!